era il 1742, quando nel monastero di Hohenwart, Germania, una suora di nome Josephine Rosenthal rimase incinta da un giorno all'altro. Suor Josephine diede alla luce una bambina, che diventò in seguito Suor Maria Rosenthal. È proprio da qui che inizia la storia della suora indemoniata. Il monastero di Hohenwart si trovava in una zona totalmente isolata, nelle vicinanze non c'erano villaggi o case di locali, ma nonostante ciò, misteriosamente un giorno Suor Josephine scoprì di essere rimasta incinta. La suora più volte giurò di non aver avuto mai rapporti con nessuno, infatti in seguito, dopo un esame approfondito fu scoperto che realmente la donna era ancora vergine. Josephine partorì con un mese di anticipo, infatti portò in grembo sua figlia per 8 mesi. Ben presto la notizia giunse all'abate, motivo per cui la donna fu portata al consiglio di Benedetto. Fu quindi nuovamente esaminata, e fu dichiarato che Josephine al pari dell'Immacolata Concezione, aveva avuto una nascita virginale. L'evento fu visto come un qualcosa di miracoloso e santo, un segno divino, ragion per cui la suora, presto fu trasferita in una cappella dove si potesse pregare per lei. Alla nascita della bambina, il vescovo Dositeo andò a visitarla, e decise che sarebbero stati eseguiti alcuni riti appropriati. Questo fu un momento di grande valorizzazione per il monastero, fondato nel 1074 dal conte Ortolf e da sua sorella Viltrudis, ultima della nobile famiglia dei Ratoponen. Come accennato, Josephine diede alla luce la bambina all'ottavo mese di gravidanza, e morì subito dopo il parto a causa di una grave perdita di sangue. La bambina, nonostante nacque un po' sottopeso, si riprese molto velocemente. Fu battezzata Maria, e accolta con entusiasmo dalle suore, facendone un vero e proprio percorso di fede, creando la Santa Congregazione di Maria, che nel tempo attirò una folla formidabile, diventando un'ispirazione per la gente del posto. Tutto ciò però, fu disapprovato dalle alte sfere della Chiesa, che denunciavano la sua santità e dichiaravano che il suo culto era un'eresia. Inoltre con il tempo, anche le suore cominciarono a vedere Suor Maria come un qualcosa di spiacevole e soprattutto di demoniaco. Perché tutto ciò? Lo vedremo continuando questo video. Maria ebbe la sfortuna di nascere ermafrodita, ciò cominciò a fare paura non solo alla gente comune, ma anche alle stesse suore del monastero. Tutto ciò è stato testimoniato dalla stessa Maria, in un libro che scrisse da adolescente, in cui raccontava gli abusi e i maltrattamenti da parte dei membri della Chiesa. L'istituzione ecclesiastica infatti temeva che la singolare vicenda che riguardava Maria avrebbe posto fine al credo religioso, quindi idearono un oscuro piano per porre fine alla vita della suora. Maria doveva morire all'età di 33 anni, affinché la gente credesse che fosse morta alla stessa età di Gesù Cristo. Questo avrebbe rappresentato un buon segno per la collettività religiosa. Ma Maria venne a conoscenza del piano, e in preda all'amarezza degli eventi decise di togliersi la vita. Nota, alcune fonti riportano il fatto che Maria all'età di 33 anni si ammalò, proprio come Cristo che morì intorno a quell'età. Furono lodati i suoi anni di vita e la forza che aveva portato alla comunità, indipendentemente dal fatto che il convento fosse ostracizzato dalla Chiesa. I sacerdoti ordinarono alle suore di staccargli la testa, e imbalsamarla in una scatola accanto ad una croce e ad alcune scritte. Durante la sua vita Maria riuscì a scrivere 2 trattati, di cui rimane solo un frammento. Si trattava del peccato originale e della condanna della donna. Implorò la Chiesa di fare un passo indietro, ma le sue suppliche caddero nel vuoto più assoluto. All'interno di una scatola, è fatta interamente di legno, e sono contenuti 4 oggetti significativi. La parte anteriore conservata del suo cranio e del suo viso. Una fiala del suo sangue contenuta in un vasetto di vetro. All'interno di una custodia in foglia d'oro, una ciocca dei suoi capelli. E un frammento del suo 2° trattato. Il sangue e la pelle sono stati analizzati, e si è scoperto che contengono tratti genetici unici. Solo a metà degli anni 50 questi furono attribuiti ad una rara linea di discendenza genetica. Sia Maria che sua madre erano ermafroditi, capaci di fecondarsi spontaneamente e di dare alla luce figli. A quanto pare, anche Maria, come sua madre, era incinta quando morì all'età di 33 anni. Incuriosito da questo caso, ho fatto qualche ricerca riguardo alla genetica degli ermafrodita. Esiste un caso in particolare, che testimonia l'autofecondazione di un uomo ermafrodita che fa la sua dichiarazione alla Verità, articolo riportato anche dalla testata giornalistica Il Giornale. L'uomo si chiama Corrado R., 55 anni di Biella, nato ermafrodita, cioè sia con i caratteri sessuali maschili che con quelli femminili,